Grazie Presidente. Con questo emendamento invece ribadiamo che il recesso dei contratti deve essere libero e non condizionato al pagamento di alcuna penale o di altre spese, così come era già previsto dal decreto Bersani. Troppo spesso infatti capita che gli operatori nascondono tra i costi di disattivazioni delle vere e proprie penali. Grazie. Onorevole Villarosa, a titolo personale, prego. Presidente, un parere da parte del governo per capire come mai, visto che c'era un decreto Bersani, Bersani se non sbaglio è del PD, maggioranza, decreto Bersani che parla chiaro, nessuna penale alla rescissione del contratto, sapere perché una motivazione almeno per il parere contrario, per capire, così per far capire anche ai cittadini italiani qual è la motivazione di questa cancellazione di questa parte all'interno del decreto Bersani. Non mi pare che il governo. Prego. Ma perché siamo al 16.11, giusto? Siamo al 16.3. Sì, pagina 38 del fascicolo, 16.3. Allora faccia, Presidente, un attimo solo che ritorno a rispondere, se c'è qualcun altro che deve intervenire. Guardi, diciamo no, che si vuole sopprimere all'articolo 16 la lettera del comma 1, se le vuole gliela leggo, al comma 3 è aggiunto il fine, il seguente periodo, eccetera, eccetera. Perché ai fini di una promozione di maggiore concorrenza rispetto a quando si è fatto il decreto Bersani, la soppressione di questo articolo secondo noi aiuta la promozione della concorrenza anche in virtù delle modifiche che sono state fatte nel sistema e della promozione anche del campo della telefonia. Onorevole Colletti, prima devo dare la parola a Onorevole Dall'Osso, quindi deve attendere. Prego, Onorevole Dall'Osso. A me basta che decidete e mi dite che devo fare, io la do a chi. All'Onorevole Colletti, Onorevole Colletti, prego. Allora, vorrei premettere che in realtà l'articolo del DDL non sopprime nulla, siamo noi che chiediamo la soppressione di un comma previsto dal DDL. Invece mi è sembrato di ascoltare che in realtà l'articolo del governo andasse a sopprimere una norma fatta da Bersani.